Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Spero che riesco a farlo tutto perché ho poca batteria nella fotocamera. Comunque, questo è un video, credo tag, non lo so, adesso ancora devo decidere, comunque poi lo leggerete nel titolo, per quanto riguarda il, tra virgolette, riciclo cosmetico. Allora, un po' di tempo fa sul gruppo di Tizi c'è stato un post in cui abbiamo appunto commentato che abbiamo talmente tanti di quei prodotti da finire che nonostante tutto comunque continuiamo ad acquistare. Quindi diciamo il mio video tag lo vorrei, chiamiamolo così, video tag appunto, lo vorrei dedicare appunto a questo smaltimento di prodotti, ecco. Quindi io ho scelto tra tutto il mio make-up dei prodotti da smaltire prima di acquistarne altri, anche se devo dire la verità che ho già sgarrato, perché ieri sono passata con un'amica da Kiko, c'erano gli ombretti in offerta a 3 euro e ne ho presi due. Ne ho presi due, però diciamo solo perché erano dei colori che volevo da un po' e mi mancavano. E che sono il 153, che è questo viola. Ve li faccio vedere un attimino e poi vi parlo del tag. Eccolo qua. E il 103, che è appunto questo giallo qui. Ok, diciamo che li ho comprati perché il giallo per esempio nella palette di The Color Workshop non ce l'ho e quindi l'ho preso per questo motivo. Il viola perché quelli che ho sono tutti shimmer e ne volevo uno matte. E niente, quindi tornando al tag di smaltimento prodotti, volevo farvi vedere diciamo un riciclo che io ho effettuato proprio per portare avanti questo, non lo so, chiamiamolo progetto, ecco, più che tag. Quindi sono partita dalla scelta di due trousse da voler terminare, che sono questi due, poiché avevo alcune cialde di questa e alcune di quest'altra, ho depottato le cialde. Non ve lo faccio vedere perché tanto su YouTube ci sono tanti di quei video che appunto dimostrano esattamente il procedimento, quindi ho depottato le cialde. Come vedete è rotta, quindi riciclo e questa parte la butterò via. Poi ho smontato questa trousse della Deborah che praticamente era formata da questa base sulla quale scorrevano lateralmente due lunette, due mezzelune con gli ombretti. Così, no? In mezzo c'era il profumo che ho finito. E mi erano rimasti appunto gli ombretti che ho staccato delicatamente dalla base e cipria e terra al di sotto. Quindi l'ho smontato creando appunto un contenitore in questo modo. Adesso è sporco, lo devo pulire, che utilizzerò come porta make-up o come porta gioielli, credo. È molto carino anche con lo specchietto. E appunto ho recuperato queste due mezzelune di ombretti. Quindi, poi invece con la palette a cuore che vi ho fatto vedere prima, ho creato una nuova palette, sempre con il riciclo, perché come vedete questo era la confezione di un'agenda del 2009, non lo so se lo vedete. Quindi ho creato una nuova palette. Allora, li ho doppiettati anche in maniera grossolana perché tanto comunque mi erano cadute a terra più volte, quindi erano già un po' distrutte. E su delle pagine sulla copertina di un'altra agenda ho applicato appunto le terra, cipria e blush di questa palette. E su un'altra, là sull'altra pagina dell'agenda ho applicato appunto gli ombretti di questa palette. Quindi diciamo che ho creato una palette unica,
da utilizzare appunto per questo scopo. Quindi la maggior parte dei tutorial o dei trucchi che faccio in questo periodo è creato appunto con la mia palette che io ho rinominato 2009. E questi qua ho deciso di non depottarli perché comunque avevano già la loro base solida e andandola a prendere con l'applicatore era anche più comodo da tenerli. Quindi, come ombretti per il mio progetto di smaltimento utilizzerò questi che ho inserito in questa palette fatta da me. Poi, come invece fondotinta, utilizzerò questo sempre fatto da me, che è un mix di una vecchia cipria che mi era caduta e si era tutta rotta e non ho ricompattato perché ne era talmente poca, quindi cipria e crema per il viso e ho creato appunto una base e questo diciamo farà da fondotinta per il mio progetto. Poi voglio consumare come cipria questo fondotinta della Neve Makeup perché come fondo non mi è soddisfa cioè non mi ha soddisfatto e quindi lo utilizzerò come cipria, sempre per il progetto. Poi come correttore diciamo che ho creato più o meno un set di trucco completo con matite, mascara, un po' di tutto, no? Tutto da terminare. Come correttore voglio diciamo finire questo, il Forget It della Essence, non perché non mi piaccia, ma sempre perché è già un bel po' che ce l'ho e anche se la scadenza è 18 mesi, ne ho comprato un altro sempre della Essence, sempre con il verde e il marrone, però è a penna, quindi vorrei provare quello, però devo finire prima questo. E come primer ho messo questo della Kiko. Quindi adesso diciamo che vi sto mostrando i prodotti del mio progetto che vorrei lanciare su YouTube. E sempre come correttori ho da finire anche questo della Rimmel, che ne è veramente poco, quindi penso che sia il primo prodotto che finirò, e questo della Still Day. Quindi come base ci siamo. Ombretti ve li ho fatti vedere. Passiamo alle matite, ne ho un bel po' da terminare. Vi faccio vedere prima quelle occhi. Allora, ho queste matite qui da terminare. 1, 2, 3, 4, 5, 6 matite, di cui una celeste, 1, 2, 3, 4 nere e 5 nere. Ok. E poi ho le matite per le labbra, che sono appunto tra i toni del bordeaux, rosso e marrone. Ok, mentre come mascara ho deciso di finire questo, il mascara della Debola, che è il mascara Curve Creator ed è il nero. E come blush ho messo questo della mia palettina della Pupa che mi si è rotto, quindi utilizzerò questo in questi giorni, oppure quello della palettina che vi ho fatto vedere prima, della 2009, e poi ho un lip gloss, diciamo nel progetto, che è più o meno da qua, quindi penso di riuscire a terminare, e questi rossetti, che appunto sì, ci sono sui toni del marrone, del rosa, del rosa però con un sottotono aranciato, questo marrone che adoro di Pupa, che era una volta il 109, la numerazione, e come lip balm ho deciso di finire questo. Ok, allora questi sono i prodotti che diciamo io utilizzerò in questo video, tag, vlog, roba del genere. Spero che vi piaccia questa mia iniziativa. Se avete anche voi prodotti da finire, magari selezionate quelli un po' più vecchiotti. Ah, beh, io devo c'è da dire che io ho fatto una pulizia enorme perché ho buttato un sacco di roba che non usavo mai, devo dire la verità. Però che avevo da tipo 8 anni,
Cioè, è proprio una cosa impressionante. Puzzavano, cioè, ho ritrovato roba vecchissima che per fortuna non usavo. Ed è per questo che ho deciso appunto di fare questo progetto, chiamiamolo così, perché non è proprio un vero e proprio tag. Mi piacerebbe l'idea del tag che parte da una persona e viene poi riproposto dagli altri. Quindi spero che mi postate dei video di risposta anche voi sui vostri prodotti da finire, anche magari con delle foto se non vi volete far vedere in video o riprendendo un'altra parte del, come fanno molte, del corpo e parlando, riprendendo direttamente i prodotti e spiegando che prodotti sono. Quindi spero che di avere diciamo dei video di risposta. Quindi la mia iniziativa appunto la intitolo Via il vecchio per far posto al nuovo. E niente, spero che appunto questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuta appunto la mia idea di depottare, che ne so, due trusse e crearne una in modo tale da utilizzare sempre le stesse fino a, diciamo, alla fine della palette stessa. E un bacio e al prossimo video. Ciao ragazze!